Cara felicità, mi è stato chiesto di parlare del momento più bello che abbiamo passato insieme. Sinceramente non lo so. Non so qual è stato il nostro momento. Potrei dire il giorno in cui è nato mio fratello, ma è il mio cervello a pensarlo. Vorrei trovare un momento il cui solo pensiero mi fa rivivere quelle emozioni, ma non lo trovo. Scavo nei miei ricordi, ma mi tocca ridirti che non lo so. Forse non lo trovo perché ce ne sono tanti e non so quale scegliere. Forse non ne ho uno abbastanza importante. Quindi lo chiedo a te, qual è stato il nostro momento più bello? So che ti sembrerà strano che io ti abbia scritto una lettera, visto che è un bel po' che non ci vediamo, ma volevo parlarti un po' di noi. Volevo parlare del fatto che mi manchi, cara felicità. Mi manca averti attorno. Mi manca vederti nell'aria, intorno alle persone. C'è solo una cosa che mi fa stare un po' meglio, ma la stessa cosa a volte mi uccide. Vorrei vederti più spesso. Il professore di italiano mi ha chiesto di scrivere una lettera. Avrei potuto scegliere chiunque. Avrei potuto scegliere di scrivere a chiunque, ma l'ho fatto a te. Avrei potuto scrivere a lui, ma non sarebbe stato in grado di capire. Avrei voluto dirgli tante cose. Te lo giuro, vorrei dirgliele, ma non posso. Forse non voglio. Cara felicità, vorrei che tu stessi con lui. Vorrei vederlo felice, perché anche se mi distrugge, è l'unica cosa che mi fa stare bene. È molto squallido da parte mia. Mi rendo conto che fa schifo come lettera, che avrei potuto fare di più, ma tu non ci sei e il mio umore non è dei migliori. Non so cosa dirti, mi dispiace. Signori e signori, finalmente Umberto Galimberti. Signore e signori, ragazzi e ragazze, credo che sia arrivato il momento di accogliere. Piedi perché sono piccolo, il tavolo è alto, la sedia è un po' piccola. Allora, i giovani, sì. No, voi state sedute, non c'è problema. I giovani, sì, sono un problema. Lo so e lo sanno anche loro di esserlo. E noi glielo continuiamo a dire perché li guardiamo come un problema e non li guardiamo come una risorsa. E però non è neanche tutta colpa nostra. Le colpe quindi lasciamole perdere. Io mi sono occupato di loro a partire dal 2000. E 5, poi una volta a Parigi ho conosciuto un filosofo argentino, Miguel de la Sayaga, che qualcuno di loro conoscerà perché ha scritto un libro L'epoca delle passioni tristi, il quale aveva aperto uno sportello a Parigi per il disagio giovanile e chiedeva che disagi hanno qui. Lui diceva, questo è da individuare. Perché quando vengono qui dicono che stanno male. Alla domanda di che cosa soffri, ti rispondono boh, nel senso che la generazione 2005 non aveva neanche i nomi per denominare la qualità della sofferenza. Dopo capiremo perché gli mancavano anche i nomi. Bene, e allora, diceva Bella Sagliani, io penso che non soffrono solo di problemi esistenziali, psicologici, come tutti quanti noi. Chiunque ha fatto la sua adolescenza sa benissimo di aver avuto dei problemi psicologici per conflitto che esiste tra pulsioni e razionalità. Teniamo presente che i frontali, che sono i lobi della razionalità, arrivano a maturazione a 20 anni, quindi prima si è praticamente dei pazzi, e quindi è giusto che sia anche così. Però, lui dice, non sono problemi psicologici quelli di questa generazione, ma sono problemi culturali.
Perché lo diceva nel 2005? Perché è la prima generazione per la quale il futuro non è una promessa, ma è una minaccia. Io non so se sia una minaccia, certamente il futuro di giovani, parlo sempre del 2005, è imprevedibile. E quando il futuro è imprevedibile, non retroagisce come motivazione. Quando io mi sono laureato nel 1965 in filosofia, sapevo che il primo concorso ci sarebbe stato a ottobre, l'avrei fatto, l'avrei vinto, e l'anno successivo avrei insegnato filosofia in un liceo. Se oggi uno studente si laurea in filosofia, la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. E allora è chiaro che la motivazione, se manca, se il futuro non ti rappresenta niente, se il futuro non è una meta, se il futuro non è un obiettivo, se il futuro non è l'oggetto di un desiderio, non retroagisce con la motivazione. Perché devo studiare, perché devo impegnarmi, perché devo lavorare. I genitori, anche quando sollecitano i figli, li sollecitano studia, ma in questo loro dire lasciano trasparire anche la loro persuasione che l'esortazione non è davvero un'esortazione che gli garantisce un futuro, cioè sono anche loro persuasi che questi ragazzi non hanno un futuro. Io insisto su questa parola e la voglio semantizzare, cioè non voglio dare contenuto. Perché non c'è più il futuro per loro? Sì, d'accordo, la globalizzazione, la tecnica che porta via i posti di lavoro, tutte queste cose, ve le raccontano i sociologi e hanno tutte le ragioni di raccontarvele. Però il problema grosso è che noi siamo entrati in un'età che Nietzsche aveva ben descritto nel 1887, un anno prima di impazzire, posto che non abbia fatto finta di impazzire, non si sa mai, no? In cui diceva: stiamo entrando in un'età che io definisco nichilista, caratterizzata da questi tre caratteri: manca lo scopo, cioè il futuro, lo scopo è qualcosa che riguarda il futuro. Scopo è una parola greca, scopeo vuol dire guardare mirato un obiettivo, non è guardare il mondo così, per questo i greci avevano la parola orao, panorama. No, scopeo è guardare mirato, avere un obiettivo davanti, endoscopia, telescopio, microscopio, sono tutti sguardi mirati. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Quando manca lo scopo, perché devo stare al mondo? Se il futuro non c'è. Tutti i valori si svalutano. L'ultima considerazione, secondo me, non è interessante. I valori non scendono dal cielo, i valori non sono entità metafisiche, i valori sono dei coefficienti sociali con cui una comunità, che una comunità decide di adottare per ridurre al minimo la conflittualità. Niente di più e niente di meno. Niente valori eterni, niente valori assoluti. Quando i vecchi si lamentano del crollo dei valori che c'erano quando loro erano giovani, in realtà si lamentano della vecchiaia, la loro giovinezza che non c'è più, con tutto il corredo della giovinezza, sessualità compresa, ma non i valori. No, non battete le mani, non battete le mani, il discorso è triste. I valori quindi non sono delle fatture. Prima della Rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici. Dopo la Rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza, sono cambiati tutti i valori, ma non è crollato il mondo. Quindi i valori lasciamoli da parte, ma le prime due battute di Nietzsche sono pesantissime. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Questo è nichilismo. Dunque, quando diciamo nichilismo, noi stiamo destabilizzando una mentalità in noi radicatissima che ha costituito l'anima dell'Occidente. Questa mentalità inconsciamente radicata
di cui ci alimentiamo tutt'oggi, per cui guardiamo il nichilismo come una cosa di persone che hanno perso ogni speranza, ma lasciamoli perdere. Questa configurazione è il frutto della cultura occidentale, che è la cultura cristiana. Dunque io chiamo cristiani sia quelli che credono in Dio, sia gli atei. Tutti quanti siamo cristiani per il solo fatto che siamo nati in Occidente. E il cristianesimo non è solo una religione. Il cristianesimo è una cultura, è un inconscio collettivo, caratterizzato da che cosa? Dal fatto che il cristianesimo ha diviso il tempo in tre parti. A differenza dei greci, per i quali il tempo era ciclico, primavera, estate, autunno, inverno, poi il ciclo ricomincia, e chi ha visto tanti cicli, che sono le persone anziane, possono insegnare ai giovani che ne hanno visti pochi, il cristianesimo sviluppa un tempo rettilineo, dove il passato è negativo, peccato originale, il presente è redenzione, e il futuro è salvezza. Il futuro assolutamente positivo. Questa modalità di pensare cristiana ha fatto sì che il cristianesimo abbia immesso nell'Occidente un ottimismo che le altre culture non hanno. E io non ho nessuna difficoltà, anche se non sono cristiano perché sono greco, non ho nessuna difficoltà a dire che l'Occidente è la prima cultura, la più avanzata del mondo, grazie all'ottimismo del cristianesimo. La scienza, che non confligge mai per davvero con il cristianesimo, pensa alla stessa maniera: il passato, ignoranza, presente, ricerca, futuro, progresso, futuro, positivo. Marx, un altro grande cristiano, il passato, ingiustizia sociale, il presente, far esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro, giustizia sulla terra, futuro, assolutamente positivo. Lo stesso Freud, anche se scrive un libro contro la religione, il passato è formazione della nevrosi, del trauma, presente analisi, futuro guarigione, positivo. Allora voi capite che parlare di nichilismo e dire manca lo scopo di strutturare il futuro della sua positività è una cosa inaccettabile per una cultura come la nostra, che crediate o non crediate in Dio non cambia niente, perché questa cultura cristiana vi ha sempre fatto guardare al futuro in termini positivi, nella forma della speranza, nella forma che il futuro porterà rimedio ai mali del presente, nella forma che il futuro è sempre una promessa, e quando tutto questo non è più così, come non è più così, allora crolla un po' il mondo. Nietzsche ha anche individuato la ragione per cui non è più così, e l'ha annunciato nella Gaia Scienza quando ha parlato della morte di Dio, la morte di Dio che non ha fatto annunciare dall'ateo, perché anche per lui l'ateo e il credente sono più o meno persone che nello stesso cortile decidono se Dio esiste o Dio non esiste, non è interessante. Lo fa annunciare da un folle, quando voi avete la macchina in folle e non andate da nessuna parte, che con una lampada in pieno giorno viene ad annunciare: Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso, noi abbiamo compiuto il più grande dei delitti, dove andiamo adesso noi, non avendo più né un alto né un basso, né una destra né una sinistra, andiamo precipitando verso un infinito nulla. Cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? La morte di Dio ha fatto sì che il futuro era una promessa, perché nell'impianto religioso c'era la salvezza. Poi la scienza e il progresso, poi la sociologia e il miglioramento delle condizioni umane, poi la psicanalisi, ma anche la medicina, la guarigione. Il futuro è sempre positivo nella cultura occidentale. Ma se Dio è morto, questa positività collassa. Ed è collassata, ed è collassata. E allora non è un giochino che i giovani non hanno futuro, perché è la cultura del nostro tempo, anche se noi non la guardiamo bene in faccia, la nostra cultura è nichilista, non per un gusto estetico, ma perché effettivamente il futuro non è più una positività, qualcosa intorno guardando il quale vi è voglia di vivere, o senti o offro un,
uno scenario appetibile e desideroso di essere raggiunto. Quindi allora Heidegger, commentando Nietzsche, dice, Nietzsche chiama nichilismo l'ospite inquietante, e Heidegger dice: è inutile metterlo alla porta, come fanno tutti quelli che mi danno del pessimista, sono persone che vogliono mettere alla porta il nichilismo, non lo vogliono vedere. Dice: è inutile metterlo alla porta perché già si aggira per la casa, dice Heidegger, bisogna guardarlo bene in faccia, perché se noi non lo guardiamo bene in faccia continuiamo a vivere in una realtà che non esiste, perché se la realtà è nichilista è inutile far finta che non lo sia e muoverci con dei rimedi che possono funzionare in una cultura non nichilista. Va bene? Detto questo, possiamo dire come nasce e cresce un giovane ormai nella cultura occidentale. E io comincerei tranquillamente da quando vengono al mondo, nei primi anni della loro vita, dove, secondo Freud, le prime segnali della vita si formano in maniera definitiva le mappe cognitive e le mappe emotive delle persone. Dunque le mappe vuol dire che nella mia vita conoscerò altre cose, naturalmente, oltre a quelle che ho conosciuto nei 6 anni, ma il modo di conoscere viene deciso in quegli anni lì, nei primi 6 anni di vita, diceva Freud. Le neuroscienze, a cui non do un eccessivo credito, comunque giusto per completare l'informazione, riducono gli anni da 6 a 3. Cosa vuol dire mappa cognitiva e mappa emotiva? Come conosco il mondo? Come lo vedo? Mappa emotiva, come risuona dentro di me, che effetto mi fa? I bambini fanno vedere come conoscono il mondo e come è l'effetto che gli fa. Come lo fanno vedere? Fanno vedere attraverso i disegni che fanno, quegli scarabocchi, quelle cose lì. Fanno vedere alla mamma e la mamma dice: sì, adesso non ho tempo, te lo guardo domani, che vuol dire mai. E così il bambino si trova nella condizione di pensare che forse non ha fatto una cosa tanto interessante, e quindi poco a poco si disamora e non lo fa vedere più come conosce il mondo e come lo sente, facilmente deducibile dai colori con cui i bambini riempiono i loro fogli bianchi. Poi i bambini nascono con una visione del mondo assolutamente indifferenziata, devono costruirsi dei codici, delle correlazioni per ridurre l'angoscia, perché i bambini sono in preda all'angoscia, non hanno la minima paura, di niente hanno paura i bambini, perché la paura è un meccanismo di difesa di fronte a un pericolo, assumo le posizioni corrette, scappo o affronto un pericolo, insomma la difesa è un ottimo meccanismo di difesa, i bambini non hanno questo meccanismo di difesa, non hanno paura di niente, questa è la ragione per cui i bambini vanno custoditi dalla mattina alla sera. Ma hanno l'angoscia. L'angoscia è quella situazione per cui ci sono dei momenti in cui non c'è nulla a cui agganciarsi. Il mondo è indecifrabile e non c'è niente che mi consente di dire: beh, questa è una cosa ferma, questa è una cosa di riferimento. Dall'angoscia dei bambini ve ne potete rendere conto quando li spegnete la luce nella loro cameretta, che se non sono addormentati li mettono a strillare come matti. Poi dopo smettono di piangere se arriva la madre, che è la mediatore di tutti i codici, oppure se accende la luce che ricominciano a visualizzare il mondo come l'hanno conosciuto. I bambini soffrono di angoscia, non di paure. E l'angoscia, come dice bene Heidegger, ha a che fare con niente, con nulla. Con nulla a cui agganciarsi. Non è un pericolo. Mentre la paura è sempre un oggetto determinato. Ciò di cui si ha paura, l'angoscia no, non ce l'ha. E allora già nell'angoscia c'è la struttura nichilista, un nulla a cui agganciarsi, che è anche la base poi dei suicidi giovanili, no? In Italia se ne suicidano 400 all'anno, oppure siamo in una terra dove c'è il sole,
dove si parla, una volta un po' di più di oggi, dove si mangia anche bene. Mi ha invitato a parlare del disagio giovanile nella clinica psichiatrica di Locarno. Mi ha chiesto perché non avete invitato. Perché la Svizzera italiana ha superato il Giappone e la Svezia nei suicidi giovanili. Oh, ci rendiamo conto? In Giappone, in Corea del Sud, ci sono quelle forme di morte di ragazzi che si ritirano nella loro stanza, non escono mai, i genitori li portano a mangiare quanto è necessario per le loro funzioni fisiologiche e dopo un po' si suicidano. Questo fenomeno comincia ad arrivare anche da noi, tant'è che in Giappone sono stato un paio d'anni fa a fare una conferenza e sentivo uno del governo che diceva: abbiamo speso tanti di quei soldi per alzare le barricate davanti alla metropolitana perché è la prima causa di morte, adesso non è più la prima perché la prima causa di morte è questa, Kikimoku, non so, non ricordo più come si chiama. Oh, quindi il mondo, se questo non è nichilismo, dov'è il nichilismo? Bene, tra parentesi, le mappe come si sono costituite? Boh, come è capitato, come è stato possibile, con 1000 babysitter, con quella babysitter e tutte le babysitter che la televisione, adesso ha internet, telefonini, si è formata così per caso, in qualche modo, non certo con le cure paterna o materna. Sentivo qualche mese fa in Galleria Milano camminare un bambino a fianco della sua mamma, molto elegante, che passeggiava con la sua amica. Il bambino ha detto: senti, secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. E la mamma si è messa a ridere, naturalmente, perché le mamme ridono per far vedere che il loro figlio è intelligente, no? E non ha risposto. Il bambino cosa fa? Se i bambini nascono da una mamma, Dio non ha una mamma, Dio non esiste. Cioè sta sviluppando il principio di causalità. Il principio di causalità è stata una delle prime macchine con cui l'umanità si è difesa dall'imprevedibile, perché l'imprevedibile mette angoscia. Ma se io incomincio a stabilire i nessi causali, quando succede una cosa e mi aspetto l'effetto, non mi spavento due volte, prevedo l'una e l'altra. È importante rispondere al perché dei bambini. E non si può ridere quando fanno le domande, e tantomeno dire quando sarai grande capirai. Aspetta e spera. Magari quando sono grande non mi interessa neanche più se Dio esiste, c'è la mamma giù di lì. Mi interessa il principio di causalità. O siamo capaci di risuscitare questi bambini o no? Io penso che la società occidentale non ha più tempo per tirarli su, perché una famiglia per vivere ha bisogno di due stipendi, i genitori arrivano a casa stanchi e cosa fanno? Non sapete cosa fanno. Non solo, ma siccome siamo anche un po' americani, abbiamo l'idea che bisogna imparare tutto da piccoli, no? Allora questi bambini vengono sottoposti, prima devono andare a scuola, poi devono giocare a pallone, poi devono imparare a sciare, sono bambini un po' di pianoforte, magari un po' di danza, e poi in inglese. E poi? I bambini si devono anche annoiare, perché se c'è la noia, inventi per uscire dalla noia. Se sei saturo di impegni e hai più stimoli di quelli che puoi contenere, hai due chance: o vai in angoscia come fanno i vecchi, non è che non escono di casa, oppure se escono fa sempre lo stesso circuito così, perché non possono fare qualcos'altro, semplicemente non vogliono esporsi a un eccesso di stimoli che non riescono più a elaborare. È così anche i bambini: se li riempiti di stimoli, mi mettete in angoscia. Chiunque va in angoscia se ha più stimoli di quanto non riesce a contenere. Oppure c'è un'altra strategia: abbassare la percezione degli stimoli. Io ricevo uno stimolo e non mi frega più niente, non reagisco più. Questo fenomeno si chiama psicoapatia, cioè la psiche diventa apatica. I fenomeni di apatia si vedono poi nell'adolescenza,
Giusto per fare un esempio e farvi capire subito di cosa sto parlando, lo so, quelli che hanno la mia età ricorderanno che una ventina di anni fa una ragazzina, suo ragazzino, di nome Erika e Omar, hanno ammazzato la mamma e il fratellino. Perché ricordo questo? Sono successo in Milano, tutta notte canta, ma mi occupo di questo perché sono andato a leggere tutte le pratiche, tutte le loro dichiarazioni in tribunale. E il momento psicopatico non è tanto nel fatto che ho ammazzato la mamma e il ragazzino, ma nel fatto che dopo che hanno fatto questo sono andati come ogni giorno, sottolineare in rosso, come ogni giorno, nello stesso bar a bere la solita birra. Quindi quel giorno la loro psiche non aveva registrato niente di diverso rispetto agli altri giorni. Capito qual è la psicopatia? Che non registra. Io voglio sapere se tra gli adolescenti c'è una capacità di capire la differenza tra insultare un professore, cosa che abbiamo fatto tutti, e pigliarlo a calci, cosa che noi ancora non ci permettevamo, noi quelli della mia età, quando erano studenti, o se c'è una differenza tra corteggiare una ragazza e stuprarla. Non so se non registrano la differenza, non lo so. Penso di no. Penso di no. Cioè penso che la loro psiche sia apatica. Oh, ma cosa ho fatto? Appunto. Kant diceva che il bene e il male possiamo anche non definirlo, perché ciascuno lo sente naturalmente da sé. Usa la parola tedesca Gefühl. Gefühl è sentimento. Voi che sapete l'inglese, avete quella parolaccia inglese, l'inglese non è una lingua, comunque avete feeling che fa capire che è un sentimento. Ecco, Gefühl, ciascuno lo sente naturalmente da sé, non è più vero questo, non è più vero che la gente sente naturalmente da sé la differenza tra bene e male, tra ciò che è grave e ciò che grave non è. Queste cose secondo me maturano in età infantile, quando tu sei sottoposto a un eccesso di stimoli e per giunta stimoli competitivi. Qui devi vincere, devi superare, devi essere bravo, non ti devi trattare con l'altra comunità che fa perdere solo tempo, non è bravo come te. Attenzione, attenzione a queste cose qua. Io vedo che fino alla terza elementare i ragazzi non distinguono il colore della pelle, dalla terza elementare cominciano le separazioni, sono indotte queste separazioni, non sono naturali, sono indotte. E noi abbiamo una responsabilità a non far capire ai ragazzi che non sono i pigmenti a decidere la qualità dell'umano. Vabbè, poi questi ragazzi dicevano alla scuola elementare, qui comincia una cosa pazzesca, che i genitori, sentendosi culturalmente all'altezza, se non superiore, dalla cultura della maestra, incominciano a parlare male delle maestre. Mica tutte le maestre saranno bravissime, ma i genitori devono parlare sempre bene della maestra, a prescindere. Sapete perché? Perché quando un bambino va a scuola, la sua affettività, i suoi sentimenti, che prima avevano come riferimento unicamente il mondo genitoriale, incomincia una divaricazione. C'è il mondo genitoriale e c'è la mia maestra. Se il mondo genitoriale parla male alla maestra, il bambino va in confusione. O per una scissione della sua affettività, che sembra una cosetta da niente, ma per chi sa la psichiatria, e qui penso che ci sono degli psichiatri anche a sentire, possono confermarmi che uno dei sintomi della schizofrenia è proprio la scissione dell'affettività, che può essere seminata proprio nell'età scolare. E quel bambino che comincia a orientare l'affettività anche verso un oggetto diverso dai genitori, che è la maestra, viene distrutta questa divaricazione e non sa più come di chi fidarsi. Dopo questi cari genitori non si devono lamentare se in età adolescente il bambino non si fida più di nessuno. E per quanto riguarda la comunicazione, attenzione bene, i genitori ricordino che loro possono parlare con i loro bambini fino a 12-13 anni al massimo.
come compare la sessualità, le loro parole diventano vane. E non funzionano più. Per cui se il padre o la madre dice studia, faccio degli esempi elementari, è una parola vana. Se la morosetta del vostro bambino gli dice studia, è una parola importante, perché si cambia l'orientamento affettivo, si abbandona al mondo dei padri e delle madri, è fisiologico, e devono fare anche uno sforzo per abbandonarli, devono sbattere la porta anche, perché se uno resta in casa, resta sulla soglia, è un problema dopo. Un problema. Quindi i padri devono saperlo, che lui cambia il registro del mondo, che la loro parola non conta più niente, ma conta un'altra cosa. Prima tutte le parole che si sono dette prima, e secondo me se ne sono dette pochissime, perché i padri non parlano mai con i bambini. E le madri parlano con i bambini a partire dai loro bisogni. E mai sentire cosa dicono loro, mai far vedere, mai recepire i progressi che stanno facendo. Eppure il tempo in cui possono parlare è poco. Sono 10, 11, 12 anni, finito poi. Queste cose le tribù primitive le sapevano benissimo. A 12 anni prendevano tutti i ragazzi, li buttavano fuori dalla tribù, questi dovevano girare per un anno intero. Io li ho visti questi ragazzi nel maggio del 1984 e li vedevo che giravano con una tunica addosso sporca, lercia, e qui erano esposti a tutte le malattie, a tutti i pericoli delle bestie, a tutte le possibili, a 12 anni fuori dalla tribù. Dopo un anno potevano rientrare quelli che ce la facevano, quando non rientravano vuol dire che avevano perso la partita, e quelli che rientravano e venivano accolti dalla comunità degli adulti. Adesso sei un uomo come noi, ti separi dal mondo di cui hai parlato prima e entri nella comunità degli uomini, cose truci che non possono più neanche essere pensate, ma il fatto che noi occidentali non abbiamo più un rito iniziatico, ragazzi, mi fa paura, L'ultimo residuato è stato il servizio militare, che non era proprio il massimo. Adesso io proporrei a tutti, maschi e femmine, un anno intero di servizio civile ben organizzato, lontanissimo dal mondo paterno e materno. Ecco, è un po' più possibile. Poi dopo funziona l'esempio. Qui i padri e le madri devono far vedere degli esempi di vita. Guardate che voi siete molto osservati dai ragazzi, vi rispondono male, vi mandano a quel paese, ormai avete liberato anche il linguaggio, dicono che parolacce, ma prima ne l'ho sentito da voi, quindi non potete sentirvi innocenti, però vi guardano, non vi riconosceranno mai un merito, e però assimilano quello che vedono. E se il vostro esempio è produttivo, alla fine, dopo una decina d'anni, tornano, nel senso che tornano da voi, ma tornano per aver assimilato quello che hanno visto come esempio e le parole che hanno sentito, se gli avete parlato prima, quando era tempo. Poi dopo, quando non è più tempo, voi potete solo ascoltarli. Ed è molto importante che non vi limitiate a chiedere a che ora torni e come sei andato a scuola. Lasciatele perdere queste domande. Non è un vero interessamento che avete per loro. Avete un interessamento per la vostra quiete, circa l'ora in cui ritornano, e per le loro prestazioni, sempre per la vostra quiete, come vanno a scuola. E poi cosa succede? Succede che in quel periodo lì subentra la sessualità. Freud avrà tutti i difetti, ma il fatto che abbia messo la sessualità come zoccolo duro della psiche non è un errore. La sessualità non è una cosa che si aggiunge nella crescita. La sessualità è qualcosa che ti obbliga a una modificazione radicale del mondo, della tua visione del mondo.
cioè gli organi che tu prima conoscevi, sono gli organi della maleducazione, della minzione, della defecazione, diventano organi erotici. E non è facile fare questo passaggio. Ma tutto il mondo erotizza. Prima vedevamo che il sole alla sera tramontava, poi con la comparsa della sessualità il tramonto diventa un evento romantico. Erotizza anche il sole. Tutto si erotizza in quell'epoca. La sessualità non è solamente una pratica, è una visione del mondo. E non è una cosa che si aggiunge alla precedente. La precedente collassa e ne devi costruire una nuova. Ed è un lavoro enorme che dura anni. Tant'è che nel 1909 Freud scrive una paginetta dedicata al ginnasiale in cui dice che la scuola deve fare qualcosa di più che indurre i giovani al suicidio. Si vede che già allora le cose andavano così. Devono rendersi conto che i giovani di questa età stanno facendo una trasformazione radicale della loro visione del mondo, che comporta uno sforzo psichico inenarrabile, per cui la scuola non deve essere una prova di vita, ma un gioco della vita. Quando dico gioco non è che bisogna giocare, perché i giochi hanno regole, se no non si può giocare se non ci sono le regole, però devono essere regole ultimative. Non si devono sbattere fuori dalla scuola i bulli. I bulli sono persone che sono rimaste ad un livello molto basso. Sono persone che usano il gesto invece della parola perché non hanno le parole. Il bullo è uno che vive di pulsioni. Queste pulsioni non si sono evolute, non sono diventate emozioni, non sono diventate sentimenti. E se questo non è accaduto in famiglia e non accade a scuola, non accadrà più. E dopo non ci dobbiamo meravigliare che ci riempiamo gli stadi di curve sud e nord. È ovvio, perché li abbiamo lasciati a livello pulsionale, dove quello che conta è il gesto, perché non hanno parole, non gli mancano le parole, non ce ne hanno. Ecco. Visione erotica del mondo, e qui dobbiamo dire, cari professori, se i giovani sono in una visione erotica del mondo, li andate a peccare lì o li andate a peccare dall'altra parte dove non ci sono? Il che significa non che dovete fare educazione sessuale, tanto inutile, sanno benissimo loro più di voi come funzionano le cose. Dovete beccarli su base empatica. Dovete catturarli su base emotiva, perché sono a quel livello lì. I frontali, i lobi della razionalità, non sono ancora formati definitivamente. E se io sono in zona erotica o mi affascini, o io non riesco a seguirti. Queste cose non le dico io, dice Platone. Platone dice che la paideia deve funzionare su base di imitazione, fascinazione. Io aggiungo anche una terza parola, plagio. Perché no? E allora cosa succede? Che i professori non è sufficiente che sappiano la loro materia, è già tanto, eh? Non capita sempre. Ma secondo me, per fare quel mestiere lì, bisognerebbe sottoporre i professori a un test di personalità. Vedere se sei capace di comunicare, se sei capace di affascinare. Di affascinare, di comunicare, forse se spieghi la Divina Commedia, lo dico come Benigni ma quasi, invece di stargli a raccontare la guerra di Campaldino, forse studiano anche Dante, forse. Tutti quanti noi abbiamo studiato con piacere le materie del professore che ci avevano affascinato. Se non altro per ragioni narcisistiche, che non volevamo fare brutte figure proprio con lui o con lei. Ricordate che i ragazzi in quell'età lì desiderano l'autorità e te la riconoscono se sei bravo. Tu, per peccarli su base emotivi, non è che devi andare a mangiare la pizza con loro, errore gravissimo, perché diventi uno di loro, mentre loro hanno bisogno di Dio.
il successo di Dio che nessuno l'ha mai visto, tantomeno mangiare la pizza. Capite queste cose? Cioè l'autorità deve essere qualcosa di naturale. Non deve essere qualcosa di me. Ecco, allora io studierei autentica personalità. Ora, so che le persone si incazzano di queste cose, però insomma, mi incazzo anch'io a pensare quanti professori sono lì a demotivare gli studenti per anni e anni e anni, anni finché non finisce la loro carriera. Chiunque va a lavorare sottoposto a un test di personalità, parliamoci chiaro. Se la casa editrice deve prendere un correttore di bozze, gli fa un colloquio, ma non pensate che questo colloquio sia quattro chiacchiere. Questo colloquio è mascheratamente un test di personalità. Che cosa si deve appurare? Che il candidato sia un ossessivo grave, solo a quel livello può fare il correttore di bozze. Altrimenti mi lascia scappare tutti gli errori. Nella stessa maniera è anche un professore. Testa se quella personalità lì posta in cattedra. Sei in grado di affascinare la gente, sei in grado di catturarli là dove sono, che sono là su base emotiva. E siccome la mente non si apre, se non è aperto metaforicamente questo apparato emotivo e sentimentale che è il cuore, la mente non si apre. Noi, la mente si apre là dove il cuore si è già aperto. Anche San Paolo, non entrato in veritate, mi mise per carità, per quello vuol dire, tradotto un po' laicamente, non è per sapere, sarò attraverso l'amore. Ma insomma, se ti innamori di un professore o di una materia, la studi con passione. È inutile che i professori, in quegli sbiaditi colloqui, con i genitori, dicono, suo figlio è intelligente, qua dico che è un cretino, eh? Lo dico intelligente, così i genitori sono tranquilli, fa un figlio intelligente. Però ha scarsa volontà. La volontà non esiste, ragazzi, non c'è la volontà. La volontà è una categoria cristiana che serviva per dare responsabilità, eccetera. Non c'è la volontà, non è una categoria psicologica la volontà. C'è l'interesse. L'interesse ti motiva. E se tu non susciti interesse, non motivi. Tutti quanti siamo stati motivati da un interesse. Ma è così semplice il discorso. E qui finiamo con l'ultima notazione. Vi ho parlato prima brevemente dei polli, dunque noi dobbiamo sapere che il processo emotivo, il processo, cioè facciamo subito una differenza radicale tra istruzione ed educazione. L'istruzione è trasmettere dei contenuti mentali da una mente all'altra, cosa che non funziona mai, se prima non hai aperto il cuore. L'educazione non prevede solo la trasmissione di contenuti culturali, ma prevede soprattutto una cura, una crescita della dimensione emotivo-sentimentale. Questa è l'educazione, per realizzare la quale bisogna avere delle classi di 12-15 studenti, perché se ne hai di 33, se ne hai di 33, hai già deciso che nella scuola italiana non si può educare. 12 studenti per conoscere le condizioni emotive, la qualità di emotività che c'è in queste persone. E poi naturalmente a quel punto lì devi anche... Mi meraviglia che in Italia è l'unico paese al mondo dove si va a fare i professori con degli adolescenti e in tutto il curriculum non c'è neanche una preparazione, non dico tanto, ma una sorta di psicologia dell'adolescenza, psicologia dell'età evolutiva. Sanno niente questi professori, sta roba qua. E allora cosa fa? Si porta agli psicologi, sai che roba, no? No, nel senso che la parola del psicologo può anche essere una parola corretta, ma che fiducia ha lo studente e lo psicologo? Se a curare la psicologia dello studente e del professore la parola conta, se è che lo psicologo non dà i voti. Non boccia e non promuove. E allora sono i professori che devono diventare psicologi. Di cui la psicologia è anche elementare, che significa sono in grado di parlare con un uomo, sono in grado di parlare con uno studente. Ma quanti sono i professori che hanno addirittura paura dei loro studenti? Quanti sono quelli che non li guardano neanche in faccia? Io non lo so. Ma il guaio non è ancora arrivato fino in fondo.
Oggi noi ci troviamo di fronte ad una riforma scolastica, non sto parlando della buona scuola, cattiva scuola. Voi vi incazzate con la buona scuola e niente rispetto al disastro che è stato fatto. Noi prendiamo una decina d'anni a sta parte ad opera dei pedagogisti. Qui veramente sono incazzato. Dove? Sapete che a Milano nel liceo non si fanno più i temi? Perché non si fa più il tema scritto? Perché nel tema viene fuori la soggettività. Come fai a valutare la soggettività? Non puoi. Non è un dato quantitativo, giusto? Così non sai niente dello studente. E al posto del tema si fanno la comprensione di un testo scritto. Cioè ti do un testo, ti segnalo 10 parole, ogni parola di cui non riesci a dare il significato un punto in meno. Cioè si misura solo la prestazione. Il soggetto non lo si vede più. Questo è vero guai. C'è un professore che si è sollevato a questo. No, tutti contro la buona scuola, cattiva scuola, i trasferimenti dei professori, deportati qui in realtà, ma questo nessuno l'ha mai fatto. Perché gli studenti sono risoggettivizzati. Sono quello che sconte solo la prestazione, il modello americano. Infatti si vede che scuole hanno loro. Un disastro. E noi stiamo seguendo questa linea. Questa linea. Riempiamo le classi di le scuole di tecnologia, di computer, lavagne digitali, non so, si può scrivere ancora con gesto, non è che si capisce di meno, si capisce uguale. Vabbè, è così. Questo è veramente il grande rischio che stiamo correndo. Però i professori sono adattati perfettamente. Che cosa c'è di più comodo che calcolare prestazioni su base oggettivo quantitativa? Prendete in mano la pagella di un ragazzo che fa liceo, 9, il giorno dopo la stessa materia, 4, 3, 5, non lo sa chi è, non lo sa più, sono da 4, da 9, da 5, secondo di come va il compito, ma chi è quello lì? Ah, non mi riguarda, io devo fare programmi ministeriali, guardate, questo è un problema enorme. E il mio sconforto nasce dal fatto che queste cose erano scritte e riscritte. I professori mi accusano quando dicono fare un test di personalità, però si sono arrivate perfettamente a questo sgravio di responsabilità, sono esonerate dal conoscere chi hanno davanti, perché si devono limitare a valutare le prestazioni oggettive delle loro esecuzioni didattiche. Fine. Ragazzi, questo non è più la scuola. Tenendo conto che fino a 18 anni che tu fai il liceo, fai il magistrato, fai l'istituto tecnico, tutte le scuole sono scuole di formazione. Quando hai formato l'uomo, poi la sua specialità, quello che potrà fare, quello che fa l'università. Ma fino a 18 anni bisogna formare le persone e questa formazione può avvenire a tutti i livelli, qualunque sia la scuola, ad una sola condizione. Che si educhi il sentimento. E qui chiudo questa notazione. I sentimenti non sono dati per natura, che ne diciamo e crediamo. Per natura ci sono date le pulsioni, ci sono date le emozioni. Qui siamo a metà strada tra natura e cultura, nel senso che se nasco in Africa, vivo nella mia tribù, ho delle emozioni diverse che se nasco a Berlino e vivo nella tribù dei tedeschi. Ecco, quindi qui c'è una buona mescolanza. I sentimenti sono tutti appresi culturalmente. Tutti. I sentimenti si imparano. Quando Benassiak alla mia domanda di che cosa si lamentano questi ragazzi, di che cosa soffrono, rispondevano non lo sanno, non hanno imparato i sentimenti e l'umanità si è sempre incaricata di insegnarli a partire da tribù primitive che raccontavano miti, storie per far capire cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto, cosa è ingiusto, per indicare dei percorsi che se fai così finisci come quell'eroe, se fai così finisci come quel dannato. Se fai così, e ti dava dei paradigmi, dei racconti con cui tu capivi i sentimenti, il giusto, il buono, il cattivo, cosa che facevano anche le nostre nonne, no?
quando ci raccontavano quelle storie, Cappuccetto Rosso, anche Trucci, perché no? Dovettero capire cos'è il buono e cos'è il cattivo, cos'è il bene e cos'è il male. Bravi anche da lì i sentimenti. Oggi le nonne non ci sono più, se ci sono si limitano a fare il lifting, abbiamo perso anche questa risorsa. E allora cosa succede a questo punto? Che dove si parla i sentimenti? Non so, per esempio, la mitologia greca, ma era uno scenario di educazione sentimentale pazzesco. Tu imparavi tutto, gli Zeus era il potere, Atena era l'intelligenza, Afrodite la sessualità, Apollo la bellezza, Ares l'aggressività, Dioniso la follia. Imparavi queste cose. Abbiamo quella risorsa enorme dove tu puoi imparare i sentimenti in tutte le loro sfumature, che è la letteratura. Che cos'è la letteratura? È il luogo in cui tu impari che cos'è l'amore, in tutte le sue varianti, da quelle romantiche, quelle truce, quelle disperate, quelle suicidarie. È il luogo dove impari che cos'è il dolore, l'amore, il dolore, la noia, l'ignabbia, la speranza, la fiducia, la sfiducia, il suicidio, la tragedia. Lei impari di ste robe, erano i vecchi riempiti di computer le scuole, nel piano di letteratura. Oggi nessuno legge dei nostri cari ragazzi che vanno a scuola, ragazzi studiano dei libri ma non leggono un tubo. E non è un caso che l'Ocse ci ha detto che noi italiani siamo all'ultimo posto in Europa per la comprensione di un testo scritto. Qui voglio fare solo una piccola noticina di Heidegger. Heidegger ci ha insegnato che non è che noi pensiamo e la parola ci serve come strumento per enunciare i nostri pensieri. No, signore, il contrario. Tu puoi pensare solo e limitatamente alle parole che possiedi, perché non puoi pensare una cosa di cui ti manca la parola. Come fai? Nel 1976 Tullio De Mauro, che è morto un paio d'anni fa, ha fatto un test ginnasiale, conosceva nel 76 1600 parole, uno studente al ginnasio. 20 anni dopo ha ripetuto il sondaggio e le parole erano 600 a disposizione del ginnasiale. Oggi io penso che non ne abbiano più di 200. E incarica una sola parola che tutti voi conoscete, per esprimere tutta la gamma di sentimenti umani, dalla sfortuna, alla gioia, all'esaltazione, alla disgrazia, sempre con la stessa parola, secondo come le intoni, dice tutta questa gamma di sentimenti. Manca il linguaggio, quindi anche i pensieri. Quindi anche i pensieri. Io non lo so, io faccio questa considerazione. C'è rimedio? Signori, i rimedi non sono interessanti. Se prima non si guarda com'è la realtà. E questa realtà, soprattutto da noi, è una realtà tragica, determinata dal fatto che è considerata una cosa molto elementare. I giovani hanno dai 15 ai 30 anni il massimo della forza biologica. I loro corpi sono belli. E infatti cosa vendono i giovani? L'unica cosa che gli chiede il mercato è il corpo, o come corpo di bellezza o come corpo atletico. E loro cosa fanno? Vendono questo, quello lo vende tanto. Massimo della forza biologica. Massimo della forza sessuale, 15-30 anni, ma non procreativa, non puoi mettere un uomo di figlio a 14 anni. Eppure, a 14 anni, generalmente i tuoi apparati sessuali sono pronti per la generazione. Maritain, che era un filosofo francese cattolico amico di Paolo VI, già negli anni 60, in una lettera a Paolo VI, aveva detto che la società ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto, che sono i giovani, che hanno una maturazione sessuale di 13-14 anni e la possibilità generativa dai 30 in poi. Dopodiché fai un figlio, magari con l'omologo, le parole, nascono tutti quei problemi lì dopo, no? Ma questo step, dai 13, 14 ai 30, quando tu hai il massimo della potenza sessuale, questa non è procreativa,
Ragazzi, non ce la raccontiamo sul futuro della nostra società. Noi abbiamo paura degli immigrati perché loro fanno figli e noi non li facciamo. È la stessa paura che gli israeliani hanno dei palestinesi. I palestinesi fanno i figli e loro un po' meno. Attenzione che le cose vanno così alla fine, eh? E poi la cosa più importante è la mente. Dai 15 ai 30 anni hai il massimo della potenza ideativa. Il massimo. Io stesso le idee fulminanti, c'erano tutti in quel periodo lì. Poi vabbè, dopo non fai altro che ripetere quell'idea fulminante, la declini in 100.000 modi. L'idea fulminante che è stata la causa del mio primo libro si chiamava Il tramonto dell'Occidente. Avevo 30 anni. No, avevo 26, 30 anni è uscito. Ecco, ma a parte me, Einstein ha scoperto la sua formula a 24 anni. Mozart a 17 anni, suonava davanti a papi e re. Google, sempre in quell'età, si è inventato quello che ha inventato. Ha il massimo della potenza ideativa, non sarà organizzata, non sarà strutturata, ma il momento ideativo è in quell'età lì. Poi basta. Ne prova i matematici che vedono teoremi fino a 30 anni, tant'è che sono esclusi dal premio Nobel, perché sono troppo giovani. E dopo i 30 anni diventano professori di matematica perché non inventano più niente. E infatti si sono inventati loro un Nobel che funziona solo per loro, fino a 35 anni, per autopremiarsi, perché dopo non inventi più. Elabori, strutturi, ordini, classifichi, diventi anche bravo dal punto di vista magari stilistico, ma l'idea l'hai fatta a quell'epoca lì. Allora io dico una società che fa meno del massimo della sua forza biologica, massimo della sua forza sessuale e massimo della sua potenza ideativa, se vuoi, come detto, un futuro, applausi. Anni che dopo che avevo scritto quel libro L'ospite inquietante e nichilismi giovani, che l'ho scritto nel 2007, quest'anno ho scritto un altro riferendomi alla lettera che i giovani mi scrivono ogni sabato sulla rubrichetta che tengo sulla rivista di Repubblica, e io li ho chiamati nichilisti attivi. Nichilisti perché non vedono che sono in età nichilista. Non sono come quelli che dicono, oh, noi non ce la faremo, non ce la farai mica, se non prima non fare l'esame di realtà serio. Nichilisti attivi, che attivi perché? Perché partendo dalla situazione così com'è, nichilistica, fanno un bel esame di realtà e a partire dall'esame di realtà adeguano il loro sogno, perché senza sogni non fai niente, senza desideri non fai niente. Desiderio, già i genitori ammazzano i desideri dei loro bambini riempiendoli di giocattoli, perché i bambini ricevono delle cose che neppure hanno desiderato. Quando tu hai distrutto il desiderio, hai distrutto la forza rivoluzionaria che c'è in ciascuno di noi, dove la rivoluzione, la parola positiva, là dove vuol significare che ciò che accade non mi soddisfa e lo voglio cambiare, capito? Questo significa. Deleuze dice che quando hai estinto il desiderio uccide una persona. Bene, allora, questi qui fanno degli esami di realtà molto seri e a partire da questi esami di realtà si muovono. L'esame di realtà, lo so, era un artista che aveva già cominciato a esporre pubblicamente, sai che quando uno fa pittore poi fa l'esposizione eccetera, cominciava a guadagnare qualcosa, poi la fabbrica di suo padre stava fallendo e lui ha rinunciato a fare l'artista e si è messo a rimettere a posto la roba di suo padre. Esami di realtà per sempre, no, vediamo finché la mettiamo a posto, poi vediamo cosa succede. Poi gente che va all'estero, guarda che andare all'estero non è una vacanza. E quando vai all'estero vai all'inferno, vai, perché ci sono mille cose, qui c'è la tua lingua, qui ci sono i tuoi affetti, qui ci sono i tuoi amici,
devi fare un esame di realtà, ce la faccio o non ce la faccio? Nel 1500 è stata individuata una depressione nuova, una forma specifica della depressione, che un laureando in medicina ha chiamato nostalgia, composta da due parole greche, nostos vuol dire ritorno, altos dolore, il dolore del ritorno. E ha fatto, da allora in poi, sono stati infiniti studi a documentare quanta gente è morta di nostalgia, tutti i soldati mercenari, gli svizzeri, eccetera. E ho visto questo studio molto interessante sulla nostalgia. Beh, allora tu devi metterla in conto la nostalgia, che è una cosa che distrugge l'anima, te la corrode, ti fa sentire straniero. Per cui se ti assimili a loro perdi la tua identità, se mantieni la tua identità non ti assimili a nessuno. Lo straniero è un po' estraneo, è sempre estraneo. E quindi c'è questo conflitto perenne. Quindi vai a letto, ma sappi che questo è il conto. Capito? Allora fanno questo esame di realtà. Poi, non pensiate che loro desiderano quello che gli avete fatto vedere. E dicono, non ci, che la smettono di parlarci di denaro? O che ce la smettono di parlarci in nome di niente? Perché gli ideali dei nostri genitori non sono i nostri ideali. Loro non hanno sperimentato che ragazzi come noi fanno i terroristi e abitano vicino a noi, come in Francia e le banlieue. Non hanno sperimentato che persone nate negli stessi posti, sia pure di origine diversa, uno vuole uccidere e l'altro resta ucciso. Non hanno sperimentato, non ci possono insegnare niente a questo livello, ma noi lo sappiamo e a chi lo diciamo? Questo è il diritto di parola. Questo dicono loro. Poi, la tortura, ma vi rendete conto che dice noi abbiamo eliminato la tortura dopo che abbiamo constatato che non serve a niente? Allora è per ragioni utilitaristiche che l'abbiamo eliminato, non perché è un male in sé. Ecco, questi sono i loro ideali. Quando li espongono, dicono, vi prego non guardateci con sufficienza, rivolta ai loro genitori. E il vostro pessimismo non ci interessa, perché voi siete pessimisti, perché avete rinunciato all'idea che le cose possano cambiare, ma non nel senso della speranza, dell'auspicio, o di che cos'altro, dell'augurio, che sono tutte parole della passività, ma perché non avete più la forza, siete vecchi. È chiaro che il ritorno non fa piacere farsi dire vecchi, però loro hanno una forza in più e soprattutto il futuro gli spetta di diritto per ragioni biologiche. E guardate che nella vita vince sempre più la biologia, in Italia poco, nel senso che di solito si esce dalla politica per ragioni biologiche, mai che si esce per ragioni di decenza, no? Bisogna diventare vecchi come Andreotti, vecchi come Berlusconi per uscire dalla politica, no? Neanche lì funziona la biologia, ma i giovani ce l'hanno davanti la biologia, ce l'hanno davanti perché ce l'hanno addosso, ce l'hanno. E allora questa è la loro forza, non la speranza, da cui si tengono molto lontani, ma questa dimensione qua. Ed è molto bello, sono lettere stupende, a cui ho risposto tutti e ciascuno ad ognuna di queste. E le ho chiamate gli chiuristi attivi, che possono costituire degli esempi anche per i vostri ragazzi, perché anche loro vorrebbero essere gli chiuristi attivi, nel senso che non si illudono con una panacea che le cose vanno bene, non sanno benissimo che non vanno bene, però devono trovare dentro di sé la forza di muoversi a partire dalla constatazione che siamo in epoca nichilistica e che il modello che il futuro ha promessa forse è definitivamente tramontato. Va bene, grazie.